per la serie La storia dell'arte raccontata da chi ci vuole entrare. Oggi parliamo di un'opera di Robert Mathewell, un grande pittore americano, diciamo protagonista del cosiddetto color field painting, ma anche di quello che viene detto espressionismo astratto, quindi di tutte quelle, di entrambe quelle fondamentali neo-avanguardie che contribuirono, diciamo così, al passaggio di testimone da Parigi a New York, nell'ambito, ecco, delle capitali, delle nuove capitali all'epoca, delle nuove capitali dell'arte contemporanea. Infatti, l'opera di cui voglio parlarvi oggi è stata eseguita proprio tra 1953 e 1957, cioè tra 1953 e 1957, si tratta della cosiddetta elegia per la Repubblica Spagnola numero 34. L'opera viene numerata nel titolo poiché di questa serie di dipinti Mathewell ne realizzò con questo stesso titolo, poi diciamo numerando di volta in volta in maniera differente evidentemente, ma con questo titolo Elegia per la Repubblica Spagnola. Su questo tema Mathewell ha realizzato più di 200 opere nell'arco di un trentennio. Era per lui una sorta di tema infinito, e che riprese appunto in contemporanea naturalmente a tante altre serie di opere diverse. Si tratta appunto di un tema infinito perché, se da un lato sembra esserci, o comunque è stata spesso, è stata spesso accostata quest'opera a tematiche di natura politica in relazione appunto a quella che è stata la breve e travagliata vita della cosiddetta Repubblica Spagnola, che durò circa 10 anni e che poi venne travolta, per così dire, dalle truppe di Francisco Franco, quindi al termine di quella che è nota come Guerra Civile Spagnola, prima della Seconda Guerra Mondiale. A parte, diciamo, se da un lato c'è questo accostamento a questo tipo di temi, e quindi infatti l'elegia per la Repubblica Spagnola, quest'opera di Mathewell, è stata anche spesso messa in relazione a quella che è l'opera più famosa attinente, ecco, alla storia o a vicende storiche relative alla Repubblica Spagnola, cioè l'opera di Pablo Picasso, Guernica. Ecco, se da un lato sembra esserci questo riferimento, Mathewell invece in alcune dichiarazioni ha sostenuto e sottolineato come il tema invece fosse una più generale riflessione sulla morte, e diciamo questo in un certo senso, questo essere una riflessione generale che va al di là del dato storico-politico, sembra in effetti accordarsi al fatto che si è trattata, diciamo, di una serie potenzialmente infinita di opere, così diluita nel tempo, cioè realizzata in un trentennio e con tutti questi pezzi. Più di 200, come ho detto prima. Mathewell, che è stato, diciamo, anche un filosofo, per così dire, o comunque un artista molto colto, e che, come ho detto prima, è stato protagonista del color field painting e del cosiddetto espressionismo astratto, e che poi è anche, diciamo, ha anche avuto una funzione molto importante per quello che è l'ambito artistico, diciamo, nascente all'epoca, negli anni 50, della scena newyorkese, quindi di quella statunitense tout court. Cioè, Mathewell ha avuto anche la funzione di essere un trait d'union, diciamo, sì, un legante tra queste nuove, diciamo, esperienze artistiche statunitensi e i cosiddetti surrealisti, in particolare in molte opere di Mathewell del primo periodo è visibile la volontà di dar vita, cioè di inserirsi all'interno di quelle modalità pittoriche che all'epoca venivano dette automatismo e che erano teorizzate e praticate dagli artisti surrealisti.
Con questo video su Robert Madruell vi diciamo lascio, ma innanzitutto fatemi sapere sotto il video cosa ne pensate di questo dipinto, Elegia per la Repubblica Spagnola numero 34. Se conoscevate, fatemi sapere se conoscevate questo artista. E poi vi invito anche a iscrivervi al canale YouTube Giuseppe Alletto e a seguire le mie attività più prettamente artistiche su Instagram, seguendo il mio profilo Giuseppe Alletto Visual Artist.